un dramma. No, allora, un dramma. Non avevamo gli smartphone, non c'eravamo i telefonini, e quindi questo passava avanti, e c'era un vantaggio. Però la cassetta la cambiavamo. Certo. La andavamo a cercare. Dove sta la cassetta che volevo sentire adesso? Sì, fumare fumavamo, e quindi andavamo a cercare pacchetti sigaretti. Però devo dire, se non altro su quello, non è che abbiamo fatto niente, non è che abbiamo comprato, non c'eravamo, avevamo meno distrazioni. Certo. Avevamo anche macchine un pochino più pericolose, se devo dire la verità, che ci perdonavano meno. Però almeno quello, però era come tutti gli incertemi in te, insomma. Certo, quindi qualche incidente per la distrazione. Mi ricordo uno con molta precisione, perché per raccogliere il pacchetto di sigarette che mi lasciavo sotto, ho preso pieno un mio amico, tra l'altro, stava davanti, il quale non si è fatto niente, c'era una Renault 4 l'ho sfondata praticamente, lui invece aveva una macchina che è un po' più solida, non si è fatto niente, però insomma. Ha smesso di fumare poi? No, non ho smesso di fumare, però ho smesso di cercare il pacchetto di sigarette in giro della macchina, allora si fa niente. Va bene, adesso passo la parola al direttore creativo di questo progetto, Federico Russo, che insomma si trova a dover affrontare un tema importante e a dover trovare anche il giusto equilibrio per affrontarlo, no? Perché lo dicevamo prima di iniziare questa conferenza, diciamo che ci sono varie strade, parlando poi di automobili, per affrontare il problema, alcune più, come dire, d'effetto, più forti, e altre invece più faticose in un certo senso, perché prendono il problema un po' più, diciamo, in maniera creativa, un po' più alla larga, no? Certo, quando si parla di sicurezza alla guida, vediamo in giro per il mondo tantissimi brand, anche brand delle telecomunicazioni, non solo brand automobilistici, che approcciano il problema in diversi modi. L'approccio più facile è quello, diciamo, quello che terrorizza, quello che fa vedere le conseguenze più estreme di un comportamento sbagliato. E noi, in virtù anche di come impostare DSFL, che è un modo molto amichevole e di confronto per parlare dei temi, diciamo, importanti, abbiamo scelto un approccio di comunicazione, un approccio più leggero, ma non meno forte. Abbiamo fatto un ragionamento, il percorso che vi faremo vedere parte anche dal 2005, soprattutto da quando abbiamo iniziato a creare più attivamente diversi contenuti. E abbiamo pensato, come facciamo a parlare con i ragazzi in un linguaggio più vicino a loro possibile? Come possiamo entrare nelle loro vite senza disturbarli, senza essere troppo paternalistici, senza terrorizzarli? E allora siamo entrati nel linguaggio che loro più usano più spesso, che è quello dello smartphone. E nell'anno del 2015, che è stato l'anno della consacrazione delle emoji come linguaggio ufficiale, cioè un emoji che è entrato ufficialmente nei dizionari della lingua inglese, abbiamo scelto di approcciare il problema entrando nei telefoni dei ragazzi con un linguaggio più leggero possibile, appunto con gli emoji. Il pretesto è stato il 17 luglio 2015, Twitter ha lanciato il World Emoji Day e ne abbiamo approfittato appunto per parlare di guida responsabile. Abbiamo continuato ovviamente a ragionare, a esplorare per tutto quanto il 2015 il linguaggio delle emoji, sviluppando anche dei soggetti che sono andati in stampa sui principali quotidiani,
e che è stata lanciata in occasione del 15 agosto. Abbiamo pensato una data, diciamo, importante, nel momento in cui la maggior parte degli italiani si mettono alla guida. Abbiamo pensato che fosse una buona idea per amplificare l'operazione e scegliere quella data. Sono diversi soggetti dove abbiamo emocizzato completamente alcuni passaggi pedonali, persone che appunto attraversano la strada, e l'emocizzazione del soggetto fa pensare quanto basta l'utilizzo di un semplice strumento crittografico di comunicazione con le persone emoji per non vedere chi si palesa di fronte mentre stai guidando. Quindi basta una distrazione per prendere chi attraversa la strada. È molto semplice, molto complicato a livello tecnico realizzare questi visual, perché ovviamente poi alcuni dei quali sono stati curati proprio manualmente pezzo per pezzo, però insomma è stato utile, perché in qualche modo è riuscito ad amplificare quello che abbiamo fatto su Twitter. Quei tre semplicissimi post che abbiamo lanciato su Twitter hanno avuto una reach spaventosa anche grazie all'amplificazione di blogger, hanno fatto quasi 60.000 di reach a fronte di un investimento pari a zero. Abbiamo continuato nel ottobre 2015, abbiamo sponsorizzato, abbiamo lavorato insieme alla Games Week di Milano e prodotto anche qui un video sul tema della sicurezza e sull'uso scorretto degli smartphone. E anche qui il video è stato interamente realizzato con le emoji. Quindi un gesto simbolico, abbiamo scelto qui di vedere una scena un pochino diversa rispetto alle altre, però che rende l'idea su qual è il pericolo effettivo di una semplificazione come la descrivo. Nel 2016 è stata l'occasione per parlare anche di altre cose. Abbiamo detto che non c'è soltanto l'utilizzo dello smartphone, ma fra i pericoli che possono spingere un ragazzo a avere incidente stradale. Ci sono anche l'utilizzo delle droghe e l'utilizzo dell'alcol. Però anche qui abbiamo scelto di utilizzare sempre quello che è il linguaggio delle emoji per passare dei messaggi che possono in qualche modo far riflettere i ragazzi su quanto è pericoloso comportarsi in un certo modo prima di mettersi al volante. E possiamo anche andare direttamente al primo video. Questo è il primo di tre video, il primo che vi avevo mostrato è sulla pericolosità dello smartphone alla guida, gli altri due sono sull'alcol e sulle distrazioni più stupide.
io, più si voglio venire, appunto, abbiamo mostrato tutte quante le cose stupide che si possono fare mentre si guida e che possono portare un incidente stradale. Per fare questi video, insomma, è stato un processo lungo, ogni video è stato fatto a mano, un frame da uno degli artisti più talentuosi in Italia, Leonardo Sansone, che ha collaborato con noi, che, insomma, ha prodotto questi video insieme a noi, che hanno avuto un discreto successo, perché sono stati, hanno avuto decine di migliaia di views su internet. Allora, per quanto riguarda sempre questa campagna, abbiamo anche qui creato una campagna stampa, una declinazione su stampa e su social network. È molto semplice, anche qui utilizzando il linguaggio dello smartphone, la estensione alla guida non ti lascia alternativa, don't, e le icone che ti fanno subito capire quali sono le conseguenze del comportamento sbagliato. E quella che vedete a destra è una demo che arrivava ai ragazzi, che parlava esattamente nello stesso linguaggio che loro utilizzano tutti i giorni mentre scrivono messaggi. Nel 2017 stiamo elaborando una nuova campagna di comunicazione, stiamo completamente cambiando il tiro rispetto al passato. Non parliamo più di emoji, le emoji hanno perso un po' di quella pila che avevano all'inizio, 2 anni fa, quando era una novità assoluta, quando venivano considerate come il futuro della comunicazione, anche se sappiamo benissimo qual è il potenziale del linguaggio simbolico sui social network. Probabilmente in futuro dei linguaggi saranno si iscriveranno interamente in questo modo, interamente con dei disegni. Però prima che arriviamo a questo, possiamo meglio così, insomma, se uno non sa l'italiano ci fa nel dubbio. Infatti, il nostro metodo per salvarsi è rispondere. Infatti, gli scherzi. Quest'anno abbiamo scelto come social network di riferimento Instagram e in particolar modo l'Instagram Stories, e creeremo una serie di contenuti che i ragazzi potranno vivere sul momento, proprio perché per far ragionare i ragazzi su quanto ogni singolo momento è importante per fare attenzione a quello che si fa mentre si vive. Tu fai selfie mentre video? Selfie mentre video no, però sicuramente faccio un sacco di stupidaggini, come quello di mettere il navigatore o mandare messaggi ogni tanto, sì, non soltanto quando uno si ferma al semaforo. Quindi so benissimo che alcune volte mi riprovo da solo perché non ho un perfetto... Ma vedo... Però lavorare un po' a questa campagna, sentiamo un po' le sviluppi Non è così automatico, nel senso che ogni volta se lo devi ricordare, proprio perché pensiamo sempre che un certo spirito di onnipotenza che in qualche modo ci appanaglia tutti, pensiamo che non ci succeda mai niente, quando invece veramente basta un secondo per fare una stupidaggine. Come stai dicendo tu prima, quello che è successo a due fa è stata una cosa terribile, è stata da un singolo. Però sicuramente pensare quotidianamente e avere un dialogo costante con i giovani quotidiano sulla pericolosità dell'utilizzo dello smartphone può incrementare la memorabilità del comportamento corretto da adottare. Spesso ce lo scordiamo, vuoi perché dobbiamo fissare un appuntamento, vuoi perché ci siamo messi di una cosa, vuoi perché abbiamo 800.000 cose da fare a questo cellulare che sappiamo tutti che cosa rappresenta nella nostra vita, e lo sappiamo benissimo quando siamo nel traffico, perché spesso e volentieri vediamo le macchine sbandare di fronte a noi anche quando siamo in autostrada. Quindi, magari ti viene un'idea per una campagna e la vuoi, mentre stai guidando e la vuoi mandare al tuo collaboratore subito, capita. Succede anche questo. Comunque, se ti serve una testimonial per la prossima campagna, potrei essere io e dire insultatemi pure su Facebook, ma non mi premitate. Perché secondo me qualche incidente è successo, perché sono rischiato proprio a un certo punto. Va bene, io te l'ho buttata lì. Prego, vuoi aggiungere qualcosa? No, allora, direi che abbiamo concluso, però sicuramente siamo per le domande, io faccio domande.